la zamarietta facciamo un piatto estivo buonissimo, perché l'estate si avvicina, come vedete ci sono le prime melanzane. Facciamo gli involtini di melanzane con gli spaghetti dentro. Andiamo a vedere gli ingredienti. 2 grosse melanzane, 150 g di spaghetti fini fini capellini, capelli d'angelo. Per il sugo un litro più o meno di salsa, olio d'oliva, mezza cipolla rossa di Tropea, basilico fresco, sale quanto basta, mezzo cucchiaino di zucchero, grana grattugiato. Ecco fatto. Allora, adesso la nostra zamarietta va detta ai coltellacci. Esatto, ci fa piccola piccola la cipolla a pezzettini, fina fina, e la andiamo a mettere in una padella con l'olio d'oliva a fare il soffritto. Guardate che brava, a usare i miei coltelli non preferiti. I miei sono quelli preferiti. Ma infatti, se notate, sono nuovi, 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 che mamma non li adopera. Li uso poco, non che non li adopero, pochissime volte, ma quando c'è la zamarietta approfitto e gli dico: zamarietta, affetta tu. Io sono nemica dei coltellacci, li chiamo coltellacci in segno dispregiativo, però sono utili, ragazzi, sono utili. Ma bello, c'è prodotto di Tropea. Di Tropea, la cipolla di Tropea, ragazzi, è la migliore, bella dolce, una meraviglia. Ora che fresca, buona, 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 fa un profumo meraviglioso. Meno male che adesso i prodotti calabresi si trovano in tutta Italia, dappertutto. Quindi a posto, lo mettiamo qua. Abbiamo detto con l'olio d'oliva e andiamo a farci un piccolo soffritto. La nostra cipolla si è imbiondita, quindi adesso gli versiamo la salsa. Sciacquiamo con poco, un po' d'acqua. Poco, basta. Per sciacquare questa è la salsa che ha fatto la zamarietta. Esatto, bella in casa. Così ci mettiamo una manciata di sale e un cucchiaino di zucchero. Gli diamo una giratina, così. Perfetto, adesso la zamarietta già li affetta. Quindi prima la toglio. Togliamo la prima fettina davanti, togliamo il sederino della melanzana e le facciamo a mezzo centimetro di spessore, non di più. Ecco qua, non più di questo, vedete? Mezzo centimetro di spessore. Poi prendiamo una padella, mettiamo olio d'oliva a riscaldare e friggiamo da entrambi i lati le nostre fette di melanzane. Nel frattempo andiamo già a mettere l'acqua per cuocere la pasta sul fornello. Ecco, le giriamo da entrambi i lati e poi le mettiamo ad asciugarsi l'olio su un piatto con della carta assorbente. Adesso la zamarietta ci taglia anche il basilico fino fino. Allora, come vedete il nostro sugo è quasi pronto, quindi mancano circa 5 minuti, gli andiamo a mettere il basilico bello tagliuzzato, che ce l'ha tagliuzzata la zamarietta. Gli diamo una giratina, lo lasciamo gli ultimi 5 minuti e lo spegniamo. Allora, adesso ci bolle l'acqua della pasta, quindi andiamo a mettere i nostri spaghettini. Qui sul pacchetto i miei vogliono 4 minuti di cottura, ma li lasceremo un minuto di meno, sì, perché pure più in uno. Perché poi nel forno continueranno a cuocersi, quindi un minuto meno di quanto richiede la cottura. Mentre la zamarietta finisce di friggerci le melanzane, noi ci siamo scolati la pasta, quindi la condiamo con un paio di cucchiai di sughetto, gli mettiamo un pochettino di grana, così, e mescoliamo. Allora, prendiamo una teglia, gli mettiamo proprio una leccatina di sughetto, poi prendiamo una delle nostre melanzane fritte e prendiamo una forchettatina di pasta, così, e ce la mettiamo all'interno. Ecco fatto, così, e lo arrotoliamo, ecco qua, così e così, lo
lo mettiamo nella nostra teglia. Di sugo su, appena appena, sì. Così leggero leggero, se no poi mangiamo solo sugo. E la zia Marietta ci mette una spolveratina di formaggio grattugiato sugli involtini. Perfetto, adesso la mettiamo in forno per più o meno un 10 minuti, sì. A circa 200 gradi, sì, più o meno. Ed ecco i nostri involtini di melanzana con gli spaghetti pronti. Adesso li potete gustare con la vostra famiglia e mangiarli da adesso fino a che non finiscono le melanzane. Oggi li gustiamo noi, oggi sì, e dopo li gustano loro. Scriveteci nei commenti se la ricetta vi è piaciuta. Buon appetito e arrivederci alla prossima puntata. Ciao.